Il Consiglio regionale del Molise è tornato a riunirsi. Tanti gli argomenti all'ordine del giorno, tra cui è eletto Lino Gentile come presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Isernia-Venafro. La Procura di Campobasso ha concluso le indagini relativamente a 6 amministratori locali per le firme false che supportavano alcune delle candidature alle elezioni regionali del 2013. In particolare, per 2 persone è stato chiesto il rinvio a giudizio, mentre per altri 4 è stato notificato l'avviso di conclusione indagini. Un ciclone di aria gelida polare ha coinvolto il Molise. Intanto in regione ha avviati i piani di intervento per danni causati dal maltempo nell'inverno 2015. In conclusione, come di consueto, lo sport, calcio di Serie D, girone F nel dettaglio. Molto amareggiato il mister rosso-blu Novelli per la pesante sconfitta subita nella 13ª giornata di campionato dalla capolista Matelica. Troppe le distrazioni e le occasioni perse per mister Raffaele Novelli. Ben ritrovati dalla redazione di Molise TV, cari amici e telespettatori. In apertura, lo avete sentito anche dai nostri titoli, parliamo di politica. Il Consiglio regionale del Molise è tornato a riunirsi questa mattina. Tanti gli argomenti all'ordine del giorno, tra cui eletto Lino Gentile come presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Isernia-Venafro. Ma sentiamo i dettagli nel servizio. Dopo 2 settimane il Consiglio regionale del Molise è tornato a riunirsi questa mattina. Non poco caos tra i vari consiglieri e assessori per l'aggiunta di argomentazioni all'ordine del giorno. Dopo la riunione dei capigruppo, utile soprattutto per l'opposizione dell'Aula, la parola al consigliere Vincenzo Nero, che ha chiesto delucidazioni in merito alla situazione dei contratti dei medici veterinari. Come specificato dal governatore Frattura, prevista interpretazione autentica del testo al riguardo. Successivamente si è proseguito con la nomina del presidente del Collegio dei Revisori del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Isernia-Venafro. La scelta dell'Aula è caduta sul dottor Lino Gentile. Aggiunta all'ordine del giorno anche la proposta di legge licenziata dalla 4ª Commissione consigliare in materia di celiachia. È sicuramente una misura legislativa molto importante che era già stata licenziata dalla 4ª Commissione su proposta della Giunta regionale e poi era ritornata all'attenzione della 4ª Commissione su invio del Consiglio regionale dell'Assemblea a causa di un'ipotesi di possibile interferenza con la struttura commissariale sotto il profilo economico-finanziario. In realtà l'interferenza non c'è poiché la celiachia e la dermatite herpetiforme collegata alla stessa è una patologia riconosciuta dai livelli essenziali assistenziali, quindi dal Ministero della Sanità. Per tale ragione abbiamo già in capienza un capitolo storico che non andrà ad essere rimodulato sotto il profilo economico. La misura legislativa è molto importante perché sostiene appunto i nostri cittadini affetti da detta patologia che è molto fastidiosa e che determina anche un cambiamento della vita degli stessi soggetti interessati e ci consentirà di poter sostenere i nostri pazienti, che sono spesso anche dei bambini, quindi dei minori di età, attraverso delle forme di aiuto per la distribuzione degli alimenti, ma anche attraverso quindi la coltivazione del grano saraceno. Con la formazione e l'attività di sensibilizzazione su tutto il territorio si potrà quindi anticipare anche l'intervento regionale sotto il profilo sanitario in favore degli stessi soggetti affetti. Il tutto manifesta anche un alto grado di sensibilizzazione, come lei ha specificato esplicitamente in un comunicato stampa. Sicuramente sì, perché la prevenzione passa attraverso una diagnosi precoce e attraverso quindi una conoscenza da parte degli adulti in favore dei bambini, ma anche in favore degli stessi, delle fasce di popolazione con un'età evolutiva più avanzata. Quindi è molto importante che si sensibilizzi il nostro territorio, che si possa procedere in maniera organica e organizzata.
Proseguiamo adesso con la cronaca, un record di gravi infrazioni al codice della strada, un vero e proprio Guinness dei primati, quello battuto da un trentenne di Isernia, denunciato dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della locale compagnia in quanto sorpreso alla guida di un'auto indebitamente sottratta alla sua compagna, completamente ubriaco e sotto effetto di stupefacenti. Inoltre i militari hanno accertato che il trentenne non aveva mai conseguito la patente di guida e che il veicolo era privo di copertura assicurativa. Il tasso alcolemico superava di ben 4 volte il limite previsto dall'attuale normativa, mentre lo stupefacente che il giovane aveva assunto è verosimilmente riconducibile allo Chabot, una nuova droga sintetica. Nei suoi confronti è scattata una denuncia alla competente autorità giudiziaria. Cambiamo argomento. La Procura di Campobasso ha concluso le indagini relativamente a 6 amministratori locali per le firme false che supportavano alcune delle candidature alle elezioni regionali del 2013. In particolare per 2 persone è stato chiesto il rinvio a giudizio, mentre per altre 4 è stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini. Ce ne parla la collega Tania Passarelli. Sentiamola. La Procura di Campobasso ha concluso le indagini relativamente a 6 amministratori locali per le firme false che supportavano alcune delle candidature alle elezioni regionali del 2013. In particolare per 2 persone, il presidente del Consiglio Comunale di Campobasso, Michele Durante, e il sindaco di Santa Croce di Maiano, Donato D'Ambrosio, è stato chiesto il rinvio a giudizio. Mentre per gli altri 4, per l'assessore comunale di Campobasso Salvatore Collagiovanni, per i sindaci Luciano Di Biase, Mirabello Sannitico, Antonio Cerio di Ferrazzano e Franco Antenucci di Roccavivara, è stato notificato l'avviso di conclusione indagini. La procura contesta complessivamente alle 6 persone 30 firme false. Secondo il sostituto procuratore Nicola D'Angelo, hanno formato falsamente atti separati di dichiarazioni di presentazione delle liste, attestando falsamente che alcuni cittadini avevano sottoscritto l'atto in loro presenza. Nel mirino della magistratura dunque sono finiti amministratori locali che hanno autenticato le firme presentate a supporto delle liste, firme che in alcuni casi si sarebbero rivelate false. La Digos infatti ha sentito sottoscrittori che non hanno riconosciuto i loro nomi e cognomi. Nel dettaglio a Durante vengono contestate 4 firme della lista Democratici per il Molise, D'Ambrosio 5 firme per Fare Molise, a Di Biase 4 firme per Rialzati Molise, a Collagiovanni 5 firme a sostegno della lista La Destra, a Cerio 5 firme per il Guerriero Sannita, 1 firma per il SEL e 1 firma per il PD. Ad Antenucci, infine, 5 firme per il Grande Sud. Al momento, dunque, sono 6 gli amministratori coinvolti nell'indagine, anche se non si escludono altri amministratori, sui quali sono ancora in corso accertamenti. Si svolgeranno giovedì a San Lazzaro i funerali di Noemi Avicolli, 19 anni, e Lucia Avicolli, 81, rispettivamente nipote e madre del giornalista esernino e dirigente del Consiglio dell'Unione Europea Giovanni Avicolli, che hanno perso la vita nel violento incidente stradale avvenuto sabato sulla A1. Erano in macchina di ritorno da Milano insieme al giornalista e a suo fratello quando si sono schiantati contro un camion. Giovanni Avicolli sarà operato a giorni, mentre il fratello è stato dimesso. Intanto oggi l'ispezione cadaverica, poi il rientro delle salme. Parliamo adesso di maltempo. Un ciclone di aria gelida polare ha coinvolto il Molise. Un fronte di aria fredda dal nord Europa è arrivato infatti sull'Italia, causando una brusca intensificazione dei venti accompagnata da una generale spiccata diminuzione delle temperature e da deboli nevicate fino a quote collinari. Intanto in regione avviati i piani di intervento per i danni causati dal maltempo nell'inverno 2015. Ci sentiamo. Nuova ondata di maltempo in Molise. Un fronte di aria fredda dal nord Europa è arrivato sull'Italia, causando una brusca intensificazione dei venti accompagnata da una generale spiccata diminuzione delle temperature e da deboli nevicate fino a quote collinari, specie sui versanti adriatici del centro. Ieri sera persino nel capoluogo di regione si sono visti i primi e piccolissimi fiocchi di neve della stagione. Aria gelida polare in Molise, dove si è tornati a ricercare negli armadi
tarponi, guanti e cappelli. Possibile intensificazione a partire dal 6 dicembre, quando l'alta pressione delle Azzorre potrebbe salire nuovamente verso la Scandinavia per poi collocarsi sulla zona centro-settentrionale europea, favorendo così un nuovo flusso, questa volta però più intenso, di aria gelida polare. Nel contempo si formerà una bassa pressione sui mari meridionali, ecco che allora la neve potrebbe arrivare copiosa sulle regioni adriatiche centrali e su buona parte del sud, anche a quote relativamente basse per il periodo, se non lungo le coste dell'Adriatico. Intanto il presidente Frattura, a proposito di maltempo, ha dato avvio al piano degli interventi per i danni causati nell'inverno 2015 nei comuni di Baranello, Casa Calenda, Castel Petroso, Civita Campomarano, Civitanova nel Sannio, Fossalto, Gambatesa, Gildone, Ielsi, Macchia Valfortore, Montagano, Montefalcone del Sannio, Petacciato, Pesco Pennataro, Riccia, Ripa Bottoni, Rotello, Santa Croce di Magliano, Tufara e Oruri. Le amministrazioni comunali, ha sottolineato il presidente Frattura, sono riuscite a vedersi riconosciuto il danno così come da loro qualificato e la regione ha mostrato un impegno rispondente alle risorse disponibili senza creare aspettative poi nei fatti non sostenibili. Siamo riusciti a tamponare le difficoltà con tempestività e soprattutto in coerenza con l'allineamento tra gli impegni assunti e la copertura finanziaria. È sempre il governatore Frattura contro replicato alle dichiarazioni rilasciate negli ultimi giorni dall'ex ministro delle infrastrutture Maurizio Lupi sul presunto veto del Molise, una regione di 300.000 abitanti, alla realizzazione dell'alta capacità ferroviaria sul versante adriatico. Il Molise non ostacola la crescita e il processo di modernizzazione dell'Italia, ha commentato Frattura, che ha continuato, né tantomeno, come l'ex ministro dovrebbe ricordare bene, ha mai alzato muri al potenziamento di tutti i collegamenti che noi per primi riteniamo essenziali e prioritari per l'intero paese e per la nostra regione. Abbiamo chiesto di adeguare il tracciato della linea ferroviaria affiancandola alla rete autostradale, così da preservare 33 chilometri della costa per lo sviluppo del turismo locale, ha concluso così il suo intervento il governatore Frattura. Cambiamo argomento. Con una nota a sua firma, il sindaco di Campobasso, Antonio Battista, informa la cittadinanza che plessi scolastici dove nel corso del corrente anno sono state cautelativamente sospese le attività didattiche possono comunque essere utilizzati quali sedi idonee ad accogliere le attività elettorali. Nello specifico, gli edifici di Via Leopardi e di Contrada Casale a Mascione potranno dunque ospitare i seggi elettorali per il referendum di domenica 4 dicembre. Torniamo a parlare anche oggi della settimana organizzata a Campobasso contro la violenza sulle donne con la presidente dell'associazione Libera Luna Onlus, Maria Grazia La Selva. Abbiamo parlato dei diversi tipi di violenza. Sentiamola. Una piccola curiosità personale, in questi giorni diciamo che il carnefice è l'uomo, no? In questo contesto, però molte volte le donne sono vittime anche di violenza di altre donne. Avete denunce al riguardo? Sì, ce n'è una in particolare. Una donna ci ha telefonato e abbiamo avuto sempre contatti telefonici con questa donna proprio perché lei segnalava abuso economico, cioè violenza economica da parte della figlia. Questa signora è anziana e purtroppo noi non siamo potute intervenire perché sono le donne che si devono rivolgere a noi, che devono venire nel nostro centro o nei nostri sportelli dislocati sul territorio molisano. Si chiude il secondo modulo del corso di formazione primo soccorso e autista soccorritore organizzato dall'Humanitas Ripa Limosani con il patrocinio e la collaborazione attiva del comune. Infatti, dopo la fase teorica, lo scorso weekend è giunto il momento della pratica. Sono stati circa 50 volontari che hanno partecipato alle 32 ore di formazione, prossime tappe, il retraining e la consegna degli attestati. Si configura in questo modo un altro passo importante per una piccola ma attiva comunità che si attrezza ulteriormente di strumenti e professionalità in favore della collettività.
Voltiamo pagina, divulgare il carattere artistico della matematica. Questo è l'obiettivo del film Magia Saracena, proiettato questa mattina al Pilla di Campobasso. Due le proiezioni, una alle 9 e una alle 11. A prendere parte all'iniziativa che si è tenuta nella scuola di Via Veneto anche il presidente dell'Associazione Spettacoli di Matematica, organizzazione che ha come fine proprio la divulgazione del rapporto che intercorre tra il mondo dell'arte e quello della matematica. Il soggetto di Magia Saracena in scena è di Aldo Reggiani, ingegnere e fondatore di Spettacoli di Matematica, mentre la regia è di Vincenzo Stango. E parte la nuova avventura per la squadra Accademia Britannica. Dopo i permessi ottenuti per il campionato di seconda categoria, ne abbiamo parlato nel dettaglio con il mister dell'Accademia, Ugo Armanetti. Parte la nuova avventura per la squadra di calcio Accademia Britannica, dopo i permessi ottenuti per il campionato di calcio di seconda categoria. Allora, noi siamo qua per iniziare questa avventura con l'Accademia Britannica. Diciamo che tutti i ragazzi sono pieni di entusiasmo, quindi non vedono l'ora di giocare. E questa è stata un'idea del dottor Di Stefano, che ha voluto creare questo progetto per questi ragazzi. Sembra che fino ad ora va tutto bene, sono ragazzi che ci seguono, ci stanno a sentire, quindi diciamo che abbiamo buone prospettive per il futuro. Diciamo che il nostro obiettivo è quello di cercare di integrare il più possibile questi ragazzi, poi se vengono anche dei risultati sportivi siamo ancora più felici, insomma. Una diversa opportunità di utilizzare il tempo, ma soprattutto di integrazione con gli altri per i ragazzi richiedenti asilo di diversa provenienza, ora collocati nelle varie strutture d'accoglienza situate a Campobasso e nei paesi limitrofi. Le nazionalità di questi ragazzi sono varie, vengono diversi dal Gambia, Senegal, e hanno, ognuno di loro ha una storia dietro, insomma, però diciamo che la maggior parte sono ragazzi che sono arrivati da 1 o 2 mesi qui a Campobasso, che hanno fatto la famosa traversata nel mare, quindi hanno vissuto questa grossa avventura e anche hanno messo a rischio la propria vita. Noi siamo felici di dargli un diversivo, di toglierli dai vari centri per far sì che loro facciano qualcosa di diverso, non la solita routine giornaliera, in modo che si possano integrare meglio. Torna alla Neuromed l'aggiornamento sull'epilessia, Epinforma, questo è il titolo del simposio che si terrà oggi e domani presso la sala convegni del Parco Tecnologico della Neuromed, appunto in via dell'elettronica, curato dal dottor Giancarlo Di Gennaro, responsabile dell'unità di chirurgia dell'epilessia. Il convegno mira non solo ad individuare gli approcci più corretti alla diagnosi e alla cura delle diverse tipologie di epilessia, ma anche ad illustrare le ultime scoperte nell'ambito scientifico e farmacologico. Apriamo adesso la nostra pagina sportiva. Come di consueto in apertura il calcio di Serie D, girone F molto amareggiato, il mister rossoblù Novelli per la pesante sconfitta subita nella 13ª giornata di campionato dalla capolista Matelica. Troppe le distrazioni e le occasioni perse, queste le dichiarazioni del trainer, ma sentiamo i dettagli nel servizio di Tania Passarelli. Molto amareggiato il mister rossoblù Novelli per la pesante sconfitta subita nella 13ª giornata di campionato dalla capolista. Troppe le distrazioni e le occasioni perse che hanno permesso alla squadra avversaria di vincere con ben 4 gol. Come l'ho detto al suo collega, noi abbiamo creato tanto, abbiamo avuto tante occasioni e abbiamo fatto 0 gol. Loro, secondo mio avviso, hanno avuto di meno, hanno giocato sui nostri errori e quel po' che hanno avuto hanno finalizzato al meglio. E questa è la partita. Però la squadra sotto qualità di gioco ha giocato. Il primo tempo non sono d'accordo, una sola occasione, abbiamo avuto 4. Abbiamo avuto 4 palle gol nette, ma alcune ravvicinate proprio che abbiamo sbagliato. A differenza dell'avversario,
è arrivata su una palla lunga, ha trovato un calcio di rigore per nostro errore, non per una giocata avversaria. Questa è la differenza molte volte parecchio delle partite. Tuttavia un buon campionato, la squadra cresce. Ma la squadra sta crescendo sotto l'aspetto del gioco. Sicuramente poi se non si chiudono le partite, non facciamo gol, faremo più fatica. E a volte si può avere qualcosa di meno per fare più gol, però noi dobbiamo pensare partita per partita. Non è una giustificazione, vedete un po' da rinascita loro, la squadra è esperta per questo e anche brava in quei giocatori a farti gol. Noi non è per la giovane età, però ha bisogno di tempo per capire. E forse nei prossimi anni sarà diverso, no? Però in questo momento ci gira in questo modo qua perché ci vuole un periodo più lungo di maturazione. Anche se c'è ancora tanto su cui lavorare e migliorare, troppe le occasioni sciupate anche per il calciatore Improta, nonostante ritenuto il migliore in campo. Ma Improta che conosco è questo qua, sta salendo partita per partita, sia sotto aspetti di qualità di gioco, cioè sicuramente deve migliorare nella finalizzazione, ma non solo lui, perché abbiamo avuto anche con Voltasio a portiere battuto, abbiamo tirato alto, è avuto Improta, l'abbiamo avuto con Fioretti, abbiamo avuto la palla con Colina, abbiamo avuto la palla con Germano, e secondo tempo ancora abbiamo preso una traversa, due tiri ancora di Improta, che poi c'era bravura dell'avversario pure, no, vieni qua sul campo della prima a creare 7-8 palle gol, penso che sia una squadra che ha espresso qualità di gioco. Poi abbiamo commesso errori, perché se non commettiamo errori non è che vince l'avversario 4-0, ecco. Però sappiamo che questa squadra è una squadra che è molto cinica, una squadra che come commette errori c'ha giocatori importanti che ti fa male subito e poi si vedono altre partite. Continuiamo ancora con il campionato di Serie D Girone F, male anche per l'altra squadra molisana, l'Olimpia Agnonese, che nella 13ª di campionato subisce 2 gol dal San Nicolò. Ancora Tania Passarelli. Una brutta domenica per l'Olimpia Agnonese, che viene battuta da San Nicolò 2-0. C'entra così il 10º risultato utile consecutivo e San Nicolò, che piazza il sorpasso in classifica proprio ai danni dei molisani nella sfida al vertice nella 13ª di andata, aggiudicandosi così il 3º posto, ai primi Matelica e Vastese. Una gara che forse richiedeva un pizzico di aggressività in più da parte dei giocatori di De Grosso. I molisani infatti hanno confermato la loro forza e quadratura, ma i ragazzi di Massimo Epifani si sono espressi al meglio. Dispiaciuto il mister dell'Agnone, nonostante tuttavia un buon campionato. Dispiace perché i ragazzi hanno dato tutto, si è visto anche nel secondo tempo, forse nel primo tempo è mancato un po' l'approccio alla partita. Siamo entrati un po' mentalmente un po' più rilassati, diciamo, però questo poi ti fa pagare le partite. Noi dobbiamo sempre avere la mentalità vincente su ogni campo, l'abbiamo dimostrato fino adesso, abbiamo dimostrato anche nel secondo tempo. Dispiace solo un po' per il risultato. Vediamo adesso insieme la cronaca di gara tra Chieti e San Maurese, disputata sempre nella 13ª giornata di campionato e terminata 0-1 per i padroni di casa. Il Chieti torna in campo dopo un'altra settimana tribolata, specchio di una stagione da dimenticare. A tenere banco le vicende societarie, ma non solo. Dall'inquietante episodio delle lettere di minacce a presidente e allenatore, ai dubbi sul pagamento dell'albergo, sede della squadra, dalle promesse, le ennesime, di un intervento incisivo durante il mercato di riparazione, allo spettro del fallimento. All'Angelini arriva la San Maurese di Protti, miglior difesa del campionato, reduce dalla sconfitta interna contro la Vastese. Il tecnico nero-verde Mariani si affida al 4-2-3-1, dove trovano posto i rientranti Viscido, Albanese e Ceccarelli. Dirige l'incontro la fiscale signora Vitulano, che dopo 56 secondi vede un fallo di mano di Aidini nell'area neroverde, assegna il penalty generoso agli ospiti. Scarponi non sbaglia e porta in vantaggio la San Maurese con il suo secondo gol stagionale. All'ottavo si vedono i neroverdi, conclusione di Russo, normale amministrazione per Gori, troppo poco per impensierire la difesa meno battuta del girone. Al 22esimo anche il tentativo di Faella è neutralizzato dall'estremo ospite. E così si va all'intervallo con gli ospiti avanti. La telecamera di Galvano Coppa cattura il primo vero tiro in porta degli ospiti al quarto della ripresa. Peluso centra il legno destro. 2 minuti più tardi il direttore di gara allontana il tecnico ospite, giudicato troppo irrequieto.
Al 24esimo squillo del Chieti con Ceccarelli che su punizione mette i brividi a Gori, costretto a rifugiarsi in corner. Al 26esimo la Sammaurese sfiora il raddoppio con Pieri, il cui diagonale scivola sul fondo. Neanche i cambi riescono a dare una svolta alla partita del Chieti, che dal 35esimo resta in 10 in virtù dell'espulsione rimediata da Albanese. Assalto finale con il contributo del portiere Ronchi sugli sviluppi di un calcio d'angolo dalla sinistra. Faella è ben appostato, ma calcia fuori. Così il risultato non cambia e il Chieti incassa la 12esima sconfitta stagionale. In sala stampa mister Mariani è accompagnato dal capitano Viscido, a dimostrazione della coesione tra squadra e tecnico. Si attende a questo punto che la società, anche oggi assente, batta finalmente un colpo. Voltiamo nuovamente pagina, continua a volare la sezione Under 21 del CUS Molise che contro l'Aquila Fustal infila la quarta vittoria consecutiva e offre una grande prestazione. Al di là del risultato finale ampio nelle proporzioni, la squadra guidata in panchina da Massimiliano Marcel ha saputo affrontare la gara nella maniera migliore fin dalle prime battute di gioco, non sottovalutando l'impegno e concedendo davvero poco alla selezione di casa, che ci ha messo tanto impegno ma nulla ha potuto contro lo strapotere molisano. Il grande protagonista del confronto in fase realizzativa è stato D'Elia, con tre centri ben imitato da Ferro e Joao Alonso, autori di una doppietta a testa. Inutile il gol abruzzese realizzato da Bizzarri. La partita è stata sempre saldamente nelle mani del CUS Molise, che ha così messo in cassaforte tre punti pesantissimi per la classifica e per il morale. Questa è la nostra ultima notizia, grazie come sempre per aver scelto la nostra informazione. Io vi lascio al meteo e vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia, proprio qui su Molise TV, canale 611. Arrivederci. Il meteo è offerto da... Da Gran Risparmio scoprirai la qualità e la freschezza dei prodotti scelti con cura per te. Inoltre troverai in esclusiva i detersivi alla spina, ecologici e convenienti. Da Gran Risparmio risparmi tu e risparmia l'ambiente. A Corso Bucci 54 a Campobasso. Previsioni del tempo per mercoledì 29 novembre. Giornata ancora fredda e ventilata sulle regioni di sud-est sempre esposte e correnti tese in discesa dai Balcani. Tuttavia le condizioni atmosferiche risulteranno maggiormente soleggiate tra Puglia, Basilicata e Molise, salvo qualche innocuo annuvolamento in transito. Le temperature subiranno un'ulteriore lieve diminuzione nei valori minimi, rialzo invece nei massimi, ma vediamole nel dettaglio. Campobasso minima 0, massima 4. Isernia 1,8 e Termoli 8,11. Il meteo è stato offerto da... Signora, dico a lei, ha consegna assegni spendi e risparmi di Molise TV? Corri a fare la spesa, spendi e risparmi conviene! Spendi e risparmi non sono sconti, ma veri e propri assegni spendibili. Con noi la famiglia raddoppia gli acquisti. Dai un calcio alle rinunce quotidiane. Spendi e risparmi di Molise TV e la famiglia torna a sorridere.